Roberti e la politica. Lei è diventato politico, è nato politico? Qual è la sua esperienza politica? Italia e San Marino. Ma in Italia, fondamentalmente in Italia. Io a San Marino ho iniziato a fare politica 6 giorni dopo il compimento della maggiore età, perché sono stato eletto consigliere comunale a Montefiore Nella Conca, Democrazia Cristiana. Democrazia Cristiana. Tutto il mio percorso democristiano. Ho avuto soprattutto incarichi dopo quello di consigliere Lei è comunale. profondamente democristiano, quindi. Io sono profondamente moderato, con una forte attenzione alla sinistra, al mondo che più ha Quindi di bisogno. centro-sinistra. È un cattocomunista. Ma che catto comunista, io di catto non so niente, e di comunista Un neanche. endrutiano, però. Ma Un cristoforiano. che è più vicino, scusi. Ah, scusi. Un cristoforiano. Quindi Nino Cristofori, questo è il suo grande amico. Questa è la persona alla quale penso tutti i Lei era il giorni. referente. Io sono stato referente suo nella provincia di Rimini da sempre, insomma. E Dal questo. 68, quando fu eletto, che ero minorenne Eletto qui sempre nel io. comune, Nel dice. collegio, no, Cristoforo fu eletto nel Ah, collegio. quando fu eletto Cristofori. Sì. Fin da allora io sono stato vicino a lui sempre. Un La grande sua carriera personaggio. politica qual è stata? Oh, ho fatto carriera politica. Io ero sempre in minoranza, perché Cristoforo a Rimini era in minoranza, chiaramente. Sono stato nel comitato provinciale, nella direzione provinciale, nel comitato regionale, Chi del comandava partito. la DC nel Riminese quella volta? Beh, prima Stiamo parlando degli anni 70, secondo erano vicini a Mattarella, all'onorevole Mattarella e poi Nicola Sanese. me. Quindi sinistra DC. Beh, Fanfagnani, quelli di Mattarella e poi Sanese, uomo di CL, insomma, col quale io avevo un ottimo rapporto, peraltro. E Con tutta CL ho avuto sempre un ottimo rapporto. questa sua conoscenza dell'ambiente democristiano ha giovato poi a San Marino? Cioè lei è Guardi, io riuscito a dopo, girare queste sue conoscenze negli per il bene di San anni dal Marino? 90 al 95 sono stato consigliere provinciale. Negli anni romani io credo di aver dato un grosso contributo a San Marino, perché Nino Cristofori non faceva. Spieghi bene cosa vuol dire anni romani, perché Ah, io non sono tutti lo sanno. stato distaccato dalla presidenza del Consiglio nei governi Andreotti dall'89 al 92 e poi sono rimasto vicino a Nino Cristofori. Ho avuto incarichi in una società dell'IRI. Ha avuto incarichi, Castaglia si chiamava, Castaglia era la società ambiente dell'IRI, ha avuto incarichi anche a Rimini nella ex Amia, che oggi si chiama ERA, Ma insomma. com'è venuto a San Marino? A San Marino sono venuto, primi contatti nell'86, quando poi ci fu, poi sono venuto, chiaramente negli anni romani era naturale, bussavano spesso alle nostre porte, io ero il trait d'union per molti rapporti fra. Sicuramente per i rapporti fra Cristofori e la DC di San Marino, questo. Aveva rapporti con Gabriele Gatti all'inizio. Avevo conosciuto Gabriele Gatti, sì, È avevo stato lui il conosciuto. primo No, forse ho ad conosciuto avere il prima, contatto. avevo prima conosciuto Menicucci e Podeschi, mi ricordo, nella sede della DC, vicino all'attuale ambasciata d'Italia a San Marino, era quella volta, sì. Beh, lei ha risaputo che avesse avuto sempre dei contatti con Menicucci. Menicucci era il suo Menicucci non era il mio uomo, Menicucci è una persona intelligente, purtroppo siamo caduti in questa disgrazia, chiamiamolo così, ma vuol dire che io e Menicucci, io Menicucci no, siamo un'associazione a delinquere, insomma. Bindi, il professor Bindi, l'accusava di risolvere sempre i Ma problemi vedi, di mi diceva, tu risolvi i Gatti. problemi a quel di là, tu risolvi i problemi da a Gatti, questo era il ritornello E non di Bindi. era ben voluto dall'Alleanza Popolare. Ma questa è una cosa strana, perché io, fra l'altro, nei confronti di Alleanza Popolare ho sempre avuto un rispetto per la questione morale. Qualcuno qui riderà, insomma, ecco. E ero anche sempre stato favorevole ad un avvicinamento degli EPS e degli UPR con Alleanza Popolare. Riconoscevo d'Alleanza Popolare la stessa matrice democristiana, quindi ci fu un errore storico quando. Nel governo del 2006, una volta che gli EPS uscirono dalla DC, non furono accettati nel governo, non allargarono la maggioranza. E poi ci fu il fatto che, cui ho già accennato, che Grandoni fece dimettere Berardi e Ranieri Ottaviani, cadde il governo del 2008 e ci fu il governo successivo senza più i socialisti.